vent'anni dalla scomparsa dei 27 angeli e della maestra Carmela Ciniglio, vite spezzate sotto le macerie della scuola Iovine in un modo ingiusto alle 11:32, l'orario in cui lunedì prossimo risuoneranno le campane di San Giuliano. Ci saranno i familiari, ci saranno i superstiti che ora sono dei giovani ragazzi accompagnati ogni giorno dal trauma subito. Ci saranno Fabrizio Curcio e Guido Bertolaso, rispettivamente capo ed ex capo della Protezione Civile Nazionale. Entrambi hanno un pezzo di cuore a San Giuliano, avendo partecipato attivamente e coordinato i soccorsi. Il sindaco Giuseppe Ferrante ha chiesto anche alla neo premier Giorgia Meloni di esserci. Intanto il centro culturale Il Campo di Campomarino ha donato 500 opere di mail art al comune di San Giuliano, opere formato cartolina rimaste chiuse in un baule dopo l'esposizione del 2003 allestita nel paese terremotato per iniziativa di Renato Marini. Quest'anno per il ventennale del terremoto ci sono tantissimi eventi in programma. Il 29 ottobre alle 9, giornata dedicata ai bambini nel centro polifunzionale. Il 30 alle 17, il premio letterario Le Fiabe dedicate agli angeli di San Giuliano di Paolo Cortopassi. Alle 18, la presentazione del podcast film documentario e interviste di Pino Ciociola. Il 31 ottobre, momento di raccoglimento alle 11:32 nel cimitero con la deposizione di una corona di fiori nel Parco della Memoria. Alle 16, un focus sugli edifici e sui fondi del PNRR dal titolo Dopo 20 anni da San Giuliano cosa è cambiato, a cura di Tony Nira, giornalista dell'Avvenire. Alle 16:45 la consegna delle targhe della solidarietà ai sindaci italiani. Alle 17 la Santa Messa nella Chiesa Madre. Poi alle 18:45 Claudio Di Ruzza, procuratore presso il Tribunale dei Minori di Campobasso, presenterà il suo libro Disastri Italiani. Dopo i saluti del primo cittadino Ferrante, gli interventi del sindaco di Termoli Francesco Roberti, di Nicola Morra, già presidente antimafia del Coordinamento Nazionale Noi Non Dimentichiamo e del Comitato Vittime della Scuola. Alle ore 20 la conclusione con la fiaccolata sul percorso della memoria.